Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di TVL per questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Andiamo subito al sommario a vedere quali sono i principali argomenti di cui parleremo questa sera. Si torna a votare domenica e lunedì in Montecatini Italiana alle urne per eleggere il sindaco, in programma i ballottaggi, su TVL dalla chiusura dei seggi, la diretta elettorale. Inaugurato il primo mammografo in dotazione della LIT di Pistoia, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, strumento di ultimissima generazione finanziato dalla Fondazione Caribit. Ci stanno trattando come pacchi postali lo spostamento dei banchi di Piazza del Duomo a Pistoia in Piazza San Francesco durante gli eventi estivi non convince operatori del mercato, la risposta dell'assessore al commercio. Poste chiuse da troppo tempo per un guasto tecnico, i residenti di Prataccio, comune di San Marcello Piteglio, sono in difficoltà, non mancano neppure dubbi per il futuro del servizio. Ben 50 ragazzi sono stati premiati in occasione del 20° trofeo Graziano Niccoli, manifestazione organizzata all'interno del riuscitissimo camp di Francesco Zizzari. Dunque manca davvero poco al ballottaggio, due comuni della provincia che sono chiamati nella scelta tra due candidati ad eleggere il nuovo primo cittadino. Cominciamo da Montecatini, ci dice tutto Massimo Pannocchi. La sfida al secondo turno delle elezioni amministrative a Montecatini Terme è quanto mai incerta e imprevedibile. Al ballottaggio sono arrivati, come noto, il sindaco uscente Luca Baroncini e lo sfidante Claudio Del Rosso, centro-destra contro centro-sinistra. Luca Baroncini, leader regionale della Lega, si presenta sostenuto da tutto il centrodestra unito, oltre alla Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e la lista civica Scelgo Montecatini. Claudio Del Rosso è un civico, si definisce un moderato a capo della sua lista, sostenuto da una coalizione formata dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da Azione. A separarli una manciata di voti, 591, sono andati al ballottaggio grazie ai 3.085 voti presi al primo turno da parte di Baroncini, pari al 33,7%, e a 2.494 di Del Rosso, 10 in più della lista guidata da Edoardo Fanucci, rimasto così fuori dalla corsa alla carica di primo cittadino. A questo secondo turno non ci sono stati apparentamenti, o meglio collegamenti, con uno dei due candidati alla poltrona di sindaco. La norma elettorale consente infatti ai candidati sindaci al ballottaggio di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno e queste, in caso di vittoria, ne giovano rientrando nella ripartizione del premio di maggioranza, in sostanza acquisendo più seggi rispetto al risultato ottenuto al primo turno. Ci saranno però accordi politici che di fatto non vincolano chi contrae il patto a livello tecnico e formale. È un orientamento, un indirizzo di voto a favore di un determinato candidato sindaco che in caso di vittoria verrà rimborsato con nomine politiche. Questo è il caso di Alberto Lapenna, con il candidato di centrodestra Luca Baroncini. Il leader della lista Montecatini al centro non è entrato in consiglio comunale. Dando indicazioni di voto verso Baroncini, non si è schierato invece Edoardo Fanucci, che ha ottenuto 3 suoi rappresentanti in consiglio comunale. Ha lasciato libertà di coscienza ai suoi elettori. Fuori dai giochi dell'aula, consigliare Franco Arena, l'ex colonnello della Guardia di Finanza, non ha fatto appelli di voto e tantomeno accordi politici. Ultima nota, chi vincerà la sfida elettorale otterrà in consiglio comunale 10 seggi. Lo schieramento sconfitto 3, al pari della lista Fanucci. Ed ora spostiamoci nell'altro comune dove ci c'è il ballottaggio, ovvero Agliana. Marta Quilici. Vigilia del ballottaggio anche ad Agliana, dove i cittadini saranno chiamati a scegliere tra Luca Benesperi, sindaco uscente, candidato al secondo mandato con la coalizione di centrodestra, e Guido Delfante, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Il primo porta con sé 3.999 voti conquistati al primo turno, pari al 47,1%. 4 le liste che lo appoggiano, con Fratelli d'Italia in testa in termini di preferenze ricevute, seguito dalla lista Benesperi sindaco Avanti Tutta e molto più indietro Forza Italia e Lega. Per lui nessun apparentamento ufficiale con i candidati esclusi dal ballottaggio, ma un appoggio dichiarato da parte di Ambra Torresi di Agliana al centro, che al primo turno ha raggiunto l'8,9% delle preferenze. Decisione però che ha spaccato la formazione politica centrista. Silvio Buono, ex capogruppo di Agliana Civica, entrato 5 anni fa in consiglio comunale tra i banchi della maggioranza Benesperi e poi passato all'opposizione a metà mandato e che al primo turno ha sostenuto la Torresi, ha infatti preso le distanze e duramente criticato la decisione della candidata di appoggiare il centrodestra al ballottaggio.
Sul fronte opposto, Guido Del Fante affronta il ballottaggio con un risultato al primo turno di 3.165 voti, pari al 37,3%. In testa il Partito Democratico, seguito con ampio distacco da Agliana in Comune e infine da Azione. Anche per lui nessun apparentamento formale, ma il dichiarato sostegno del Movimento 5 Stelle, che al primo turno con il candidato sindaco Alessandro Bartolini aveva conquistato 444 voti, pari al 5,2%. Non sufficienti comunque per entrare in consiglio comunale. Escluso dall'assemblea degli eletti anche Roberto Bertini, candidato sindaco del Partito Comunista, che si è fermato all'1,3% delle preferenze. Un consigliere spetterà invece alla lista di Ambra Torresi, mentre 10 posti in consiglio comunale più il sindaco spetteranno alla coalizione che vincerà il ballottaggio, mentre all'altra ne toccheranno 5. Si vanno definendo nella provincia invece le altre giunte comunali, presentata quella a Chiesino Uzzanese, guidata dal riconfermato sindaco Berti. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi. Insediamento ufficiale per Fabio Berti, riconfermato sindaco del comune di Chiesino Uzzanese, per tutti i consiglieri eletti. Nell'occasione è stata presentata anche la giunta, per metà rinnovata rispetto al precedente mandato. Si riconferma nella giunta e come ruolo di vice sindaco a Lorenzo Vignali, anche per il lavoro svolto nei 5 anni e per il grande risultato ottenuto come preferenze personali. Insieme a lui saranno parte della giunta Aldo Benedetti, che principalmente si occuperà dei lavori pubblici, riconfermata Caterina Benedetti per i rapporti con le imprese, per il commercio, per quello che saranno poi tutte le attività delle associazioni, e una new entry insieme ad Aldo Benedetti è Caterina Sansone, che invece avrà l'onere di occuparsi di tutto ciò che è il sociale, della pubblica istruzione, quindi deleghe molto importanti. Nel corso della prima seduta il Consiglio Comunale ha eletto proprio presidente Fabrizio Magrini, al quale il sindaco ha affidato anche le deleghe a Cultura e Gemellaggi. Si occuperà per l'amministrazione delle politiche sportive il consigliere di maggioranza Franco Rossellini. Andrea Baldaccini, capogruppo, è stato delegato dal sindaco al turismo e alla sicurezza, Matteo Paganelli all'attuazione del programma e alle politiche giovanili. I primi 100 giorni, subito la prossima settimana, abbiamo il primo consiglio vero, dove noi andiamo a ratificare una variante al bilancio per poter permettere alla Regione Toscana di darci i primi 50.000 euro per la progettazione per il bene confiscato che ci è stato assegnato, a cui seguiranno altri soldi fino ad arrivare a 1 milione di euro. Il bene in questione è quello confiscato alla criminalità organizzata in piazza Vittorio Emanuele, nei pressi dei locali della parrocchia, che con un progetto condiviso tra Comune e Regione Toscana andrà a trasformarsi in un polo culturale ed espositivo e in un centro di aggregazione per giovani e non solo. Quindi si rimette a disposizione del paese un bene che ad oggi è stato confiscato alla malavita, quindi è un bel risultato, un grande risultato. Pressione in calo per l'arrivo di una depressione atlantica che porterà in Toscana temporali nelle prossime ore. Per questo la Sala Operativa Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti che interesseranno tutta la regione, con validità dalle 8 alle 22 di domani, domenica 23 giugno. Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale che saranno localmente forti, più frequenti e probabili sulle zone settentrionali e centrali. Ci sono possibili anche grandinate e colpi di vento. Ed ora parliamo di salute, un nuovo mammografo per la Lilt di Pistoia. È stato inaugurato il primo mammografo in dotazione alla Lilt di Pistoia, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'apparecchio di ultimissima generazione è stato interamente finanziato da Fondazione Caripit con un contributo di oltre 185.000 euro. Ci viene donato un apparecchio che per noi è veramente il top di gamma, è quello che ci permetterà di portare avanti ancora di più quella che è la nostra missione, la prevenzione oncologica. Si tratta di un mammografo digitale di ultima generazione, capace di fare anche mammografie in 3D, cioè quella che viene chiamata tecnicamente la tomosintesi. E questo serve per avere delle diagnosi più precise, più accurate e più precoci possibili. Senz'altro è un contributo importante per la sanità pubblica e direi per una sanità pubblica di comunità che si fonda sull'attivazione del volontariato e del terzo settore della nostra città.
Sotto altro profilo, un intervento emblematico perché punta sulla prevenzione, sul agire precocemente sui problemi che poi possono esplodere all'interno della nostra comunità. È un luogo, questo della LILT, in cui si esprime il volontariato, in cui si esprime quel senso di gratuità nel prendersi cura degli interessi generali e quindi, come dire, anche a prescindere dai risultati che potremmo ottenere, è già un primo elemento di grande valore, far percepire l'importanza di attivarsi nel settore della prevenzione oncologica che, come sappiamo, è uno di quelli di maggiore urgenza, anche di maggiore impatto sulla vita delle famiglie e in questo caso anche in una prospettiva di genere sulla vita delle donne e delle giovani donne della nostra città. Il servizio era di Lorenzo Gori. Conto alla rovescia per il trasloco in Piazza San Francesco di banchi del mercato da Piazza del Duomo a Pistoia, questo in occasione degli eventi estivi, un trasloco che però non convince parte degli operatori che abbiamo incontrati. Ci stanno trattando come pacchi postali, perché qui insomma ogni dietro a uno spostamento c'è una famiglia, c'è un'attività. Lo spostamento dei banchi di Piazza del Duomo a Pistoia in Piazza San Francesco durante gli eventi estivi del luglio non convince gli operatori del mercato cittadino interessati. Un trasloco mal digerito in quanto, sostengono, arriva dopo che era stata decisa con il comune come sede alternativa quella dello stadio. Si era già stabilito che durante il luglio pistoiese si doveva andare allo stadio. Andiamo allo stadio. È una penalizzazione che l'abbiamo già vissuta diversi anni e che... Cioè, praticamente il mese di luglio per noi che ci si deve spostare in piazza Mazzini è un mese perso. Un accordo disatteso dunque, secondo gli operatori, che mercoledì prossimo dovranno, dopo aver smontato i loro banchi, definire la nuova posizione estiva per un periodo di circa 9 giornate di mercato, momento in cui alcuni hanno già annunciato di non presentarsi. Noi abbiamo detto a tutti che eravamo allo stadio, ora ci sono svegliati, forse ci mandano in piazza Mazzini. In piazza Mazzini io sinceramente non vado, non parto neanche col furgone, sto col mio figliolo, faccio di più. Uno spostamento durante l'estate non nuovo per gli ambulanti, che però in questo caso, come ha spiegato il presidente nazionale dell'ANVA Confesercenti, Maurizio Innocenti, difetta nel metodo. Perché si poteva trovare soluzioni diverse, non si contesta il luglio, non si contesta lo spostamento, ma si contesta il modo con cui vengono fatte queste scelte e soprattutto non si cerca mai una soluzione che potrebbe essere gradibile a entrambi le parti, sia all'amministrazione che agli operatori e poi alla fine garantisca anche la città. La richiesta al Comune di Pistoia è così di tornare al tavolo e concertare una soluzione condivisa. Con la volontà di entrambe le parti di trovare una soluzione vera che riduca al minimo il disagio per gli operatori. L'assessore al commercio del Comune di Pistoia Sgueglia ha replicato alle perplessità, alle critiche che sono state sollevate dagli ambulanti. Sentiamolo. Sono anche sorpreso, diciamo, in parte dalla polemica che devo dire è stata portata avanti da una parte, a mio avviso, minoritaria degli operatori, perché sono ormai anni che ci sia il vecchio piano del commercio o che ci sia quello nuovo, che durante il blues, è un festival che va tutelato, che esiste da 40 anni, coloro che svolgono il mercato in Piazza del Duomo vengono spostati. Nello specifico sono diversi anni ormai che li spostiamo in Piazza San Francesco, abbiamo fatto anche quest'anno nonostante i lavori per una delle tante piste ciclabili che stiamo realizzando in città, perché crediamo che spostare tutto il mercato dal centro per 12 o 13 edizioni sarebbe come dire, negativamente impattante non solo sull'economia del centro storico ma anche proprio sugli operatori stessi, e per questo abbiamo ritenuto di attivare il cosiddetto piano B dello stadio solo per quanto riguarda sabato 13 luglio, in cui ci sarà il tradizionale mercatino del blues in centro e quindi non era possibile fare il mercato tradizionale appunto del centro storico, mentre tutte le altre date il mercato manterrà il suo tradizionale assetto, fuorché appunto per gli operatori di Piazza del Duomo che saranno spostati in Piazza Mazzini. È una decisione, diciamo, che rientra secondo noi nella legittimità e nella facoltà che ha l'amministrazione.
Ora parliamo del problema della chiusura prolungata delle poste, protesta dei residenti di Prataggio, siamo nel comune di San Marcello Piteglio, ce lo racconta la vicenda Carlo degli Innocenti. I paesani di Prataccio, nel comune di San Marcello Piteglio, hanno scenato una protesta per la chiusura delle poste. La chiusura dell'ufficio postale ha creato numerosi disagi per i residenti, soprattutto per le persone anziane che fanno affidamento sui servizi postali per ritirare la pensione e pagare le bollette. No, noi siamo convinti che il guasto sia veramente dovuto a un problema di Telecom, che è dal 31 di maggio che questa situazione si è verificata, ovvero l'ufficio postale non funziona, non riesce a erogare servizi poiché non ha la linea di connessione a internet. Ora io per il coso e la pensione mi tocca andare a San Marcello. E ti è toccato? Fammi portare, ecco. Perché io sono anziana e non posso andare in altri mezzi. Di soldi io le levo e le metto in banca se continuano a fare l'ufficioso. Perché non credo che un'azienda come le poste non si rivolga verso la Telecom, perché insomma c'ha dei lavoratori che lavorano, c'è dei servizi che devono fare. Io credo sia un altro problema, che sia un problema che qui la situazione, che loro vogliono chiudere l'ufficio postale. È 74 anni che sono aperta. Non ho mai visto un lavoro così. Lei c'ha un'attività? Sì, sì. E non ho mai visto un lavoro così. Chiudere le poste per 15 giorni. Mai. Non è mai esistito. Anche chi ha un'attività non è tutelato, agevolato. Insomma, ogni giorno è... Già c'è i problemi del lavoro giornalieri che si sommano, che vengano fuori, le burocrazie, tutte queste cose. E più... Non siamo neanche coperti su quelli che dovrebbero essere punti fermi, come non so, le linee telefoniche, un ufficio postale, non so, è dura, così è dura. Fiocco azzurro alla questura di Pistoia, ieri sera è nato Francesco Natale, per la grande gioia della mamma Rossella De Gregorio, commissario capo della Polizia di Stato e dirigente della sezione della stradale di Pistoia, e papà Andrea, commissario capo, attualmente aggregato, dirigente all'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico, sempre della questura di Pistoia, e della dolcissima sorellina Clara. Un caloroso benvenuto al piccolo Francesco e tanti auguri ai genitori e alla piccola Clara da tutti i colleghi della questura e della Polizia Stradale di Pistoia. Naturalmente aggiungiamo anche i nostri. Andiamo alla Mike Music Academy, ha tenuto un concerto, lo spazio è stato quello di San Michele in Cioncio nel centro storico di Pistoia. Concerto della Mike Music Academy nella chiesa di San Michele in Cioncio a Pistoia. A dirigere i musicisti Selina Cremese. Siamo contenti di ospitare questo concerto che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che suonano sotto il nome di Mike qui in questa chiesa di San Michele in Cioncio, che appartiene alla rettoria di Sant'Ignazio di Loyola, e questo concerto viene aiutato anche dall'Accademia Gherardeschi, che offre lo strumento, il clavicembalo, che viene usato durante questo concerto. Con grande gioia che partecipiamo come Fondazione Maria Sant'Angelo a questo evento, che mette in evidenza come la dimensione della bellezza, della musica, possa coinvolgere insieme giovani e persone con disabilità in un'esperienza che diventa un segno un po' per tutta la nostra città. Tutti insieme incamminati appunto e trascinati verso l'alto, sulle vie della bellezza, dell'armonia appunto che genera comunione, che genera quella meraviglia e quello stupore da cui poi scaturiscono tante possibilità di incontro, di scambio dei doni che in eventi come questi appunto si possono in qualche modo gustare. La Fondazione Tronci ha ospitato alcuni degli appuntamenti dell'edizione di quest'anno della Festa della Musica.
Una giornata all'insegna del ritmo, degli strumenti a percussioni innanzitutto e della tradizione pistoiese che partendo da quella organaria arriva ai moderni piatti per batteria. È accaduto alla Fondazione Tronci di Corso Gramsci a Pistoia, che ha ospitato eventi nell'ambito dell'annuale Festa della Musica. Protagonista sono state le vibrazioni emesse dagli strumenti, sfiorati, percossi, producendo ritmi primordiali. Sentire anche magari una donna con i tacchi che tac tac. È già ritmo. Il cuore, qua stiamo a Pistoia. È così, i neri schiavi quando lavoravano, che gli batteva forte il cuore perché lavoravano sotto il sole, cantavano col ritmo del cuore il blues, quindi i canti tristi del blues. La giornata è stata anche occasione per riscoprire l'enorme collezione di strumenti raccolti nei vari angoli del globo da Luigi Tronci, un patrimonio di musica della città di Pistoia. I pezzi sono abbastanza, io l'ho valutato in un 1200, qualcosa del genere, però ci sono anche dei pezzi che si assomigliano molto perché sono elaborazione di altri pezzi e si sono stati fatti anche a imitazione o si è usato altri materiali, un po' come facevano i nostri indigeni dell'epoca lontana, perché dove andavano utilizzavano i materiali che trovavano sul posto. Quindi noi ritroviamo tamburi africani costruiti in America quando hanno preso le schiavi e l'hanno portati là, però le hanno insegnato a costruire anche tamburi, quindi altri legni, altre idee, altre cose importanti che venivano trasmesse attraverso i viaggi di quel tempo. Vi lascio a Cronaca e Fede, curato da Don Diego Pancaldo, poi restate con noi perché c'è lo sport, ci ritroviamo subito dopo per gli aggiornamenti. Buonasera, sulla vita umana non si fanno compromessi, sono le parole molto chiare che Papa Francesco ha rivolto nel suo messaggio ai partecipanti alla manifestazione nazionale per la vita che si è svolta oggi a Roma con la partecipazione di numerose persone. Nel suo messaggio il Papa dice: «Vi esorto ad andare avanti con coraggio, nonostante ogni avversità. La posta in gioco, cioè la dignità assoluta della vita umana, dono di Dio Creatore, è troppo alta per essere oggetto di compromessi o mediazioni». E questo è un tema che tutti dovrebbero tenere ben presente. Testimoniando la bellezza della vita e della famiglia che l'accoglie, costruiamo una società che rifiuti la cultura dello scarto in ogni fase dell'esistenza, dal più fragile nascituro all'anziano sofferente, passando per le vittime della tratta, della schiavitù, di ogni guerra. Ecco, credo che se le parole del Papa fossero appunto tenuta in considerazione maggiormente da parte di tutti, forse questa civiltà dell'amore e della comunione che genera gioia in mezzo all'umanità potrebbe costruirsi. Altrimenti, se ci chiudiamo appunto al dono della vita, al rispetto della dignità umana e ci arrendiamo alla cultura dello scarto, non è possibile alcun tipo di progresso per la nostra civiltà. Buonasera.